E ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video. Oggi siamo qua in questo nuovo video per provare il nuovo aggiornamento di FIFA Mobile. E infatti in questo nuovo aggiornamento hanno messo tantissime cose che vi mostrerò appunto adesso, e quindi vi faccio vedere subito. Allora, abbiamo, no, meglio metterla di qua forse. Abbiamo la squadra naturalmente che è qua, e quindi non ci sono i giocatori che avevamo preso, come vi ricordate, nella prestagione. Però comunque ho già Cristiano Ronaldo che è garantito a tutti, e poi Szczęsny, portiere fuori classe, e poi anche degli altri giocatori oro e bronzo per ora. Dopodiché ci stanno sempre le attività. Abbiamo le attività sia così si copre, mannaggia, così no, così sì, ok, va bene. Abbiamo le attività e anche gli obiettivi, quindi è cambiato anche per quanto riguarda questo. E ci sono, metto qua, si copre sempre ancora di più. No, perché qua, ah sì, ok. No, perché sto facendo un po' di prove, perché per quando registro le partite poi verrebbe il dito davanti sempre, quindi è un po' un problema. Poi abbiamo la VS attacco sempre, abbiamo le campagne, abbiamo diventa campione, ricompense lega, quella italiana, allenamento abilità, campo di allenamento, quelle che ho già fatte. Poi c'è sempre la lega qua, come vedete. C'è già un, ok, vediamo come è venuto il tuo primo trofeo della lega. Tocca il tuo incontro per giocare con il primo avversario, che ne so. No, vabbè, io non ci sono qua, quindi. Dopodiché abbiamo questo, il torneo, e io non ci sono, credo. No, non ci sono infatti. E poi questo, voto nella tua nuova lega, va bene. Ok, non me ne importa premi, vediamo. Vabbè, ci stanno questi che dovrei fare in realtà, però mi servono più punti di questi qua, vedete, più punti lega, e si ottengono qua facendo cosa, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Che dice? Non è una quantità, con i tornei, con le cose varie si vengono. Voi vedete le energie che strane che sono? Perché non capisco perché ci stanno così tante, 155 ce n'ho praticamente. Ah, trofei, non sono entrato. Scopriamo un po' cos'è. Questa è la tua stanza di trofei, raccogli trofei, ok. Eventi. Non ce ne stanno. Maestri trofeo. Oh mio Dio, che fighi. Vabbè. Sono difficili da sbloccare per mo. Posta che abbiamo, niente. Ah, ci sono sempre i video. Va bene, dopodiché abbiamo qua altri eventi. Abbiamo la squadra della settimana. Poi abbiamo riscaldamento, che ho già fatto. E abbiamo osservatore, che fra quanto si aggiorna, vediamo. Fra 58 minuti
Sì, perché poi si sbloccano, tipo fra 4 ore si sblocca questo, che incontri. Questo si può fare, anzi servono per sbloccare uno di questi qua, però mi servono 100 di questi. E poi dice ricompense, che sono uno di questi giocatori qua. Beh, buoni. Qua non posso andare avanti, meno che non sblocco questo, però 500 FIFA points ci vogliono. Dopodiché abbiamo il negozio. Con il pacchetto giornaliero che si aggiorna ogni 4 ore. E infatti lo andiamo a aprire, vediamo che troviamo. Passaggi corti. Va bene. Questo. Sembra di ricarica. Ah, c'è un 25. Vabbè, questo lo apriamo. Vediamo. Allenamento e giocatori. Beh, buono sto pa sti pacchetti sembrano abbastanza buoni. E lagga pacchetti. Vabbè, questi sono belli con pacchetti. Monete anche questi sono belli, però difficili. Cioè, monete tipo io. Energie, dove sta? Energie con 200 ne prendo 20, però si ricaricano pure molto veloce. Quindi, buono. Giusto così. Andiamo a aprire quale. Pacchetto questo, uno da 35.000, per provare a vedere cosa si può trovare, se sono buoni come pacchetti. Apriamolo. Allora, un giocatore bronzo, un altro bronzo e almeno abbiamo trovato un oro. Diciamo continuo. Ne apriamo giusto uno, era giusto per vedere come sono questi pacchetti. Va bene, cose sono queste. Il mercato si fa a livello 5. A questo punto direi che ci facciamo uno di questi. Tanto si potrebbe trovare oltre a questi anche questo. Magari. Vabbè, vanno colpiti i bersagli. Prima ci ho messo. Ah no, non ci ho messo tanto. Pensavo, mi ricordavo male. Comunque ora non ce l'ho fatta. Ok, colpito. Vai, un altro. Siamo a 2 su 4. E andiamo a colpirne un altro. Ok, 4 su 4, giusto per farne uno. Oh, così, vediamo che ci dà. Lo apriamo naturalmente perché quest'anno hanno fatto che non si possono conservare purtroppo i pacchetti. E questa non è proprio una bellissima cosa, infatti. Però è così purtroppo. Poi, un'altra cosa che volevo farvi vedere è che se noi andiamo nelle campagne, cioè le ricompense che uno poi ha alla fine sono buone, perché tipo capitolo 2, tipo il regalo che dà 50 FIFA points e questo 150 sblocco capitolo 3, poiché capitolo 3. Qua abbiamo 50 FIFA points sempre. Qua un giocatore 74. Qua 200 FIFA points. Buoni. Qua 50 e qua altri 50. Capitolo 4. Buoni questi premi. Già si, come si può vedere. Poi abbiamo questo.
350 FIFA points. Ricompensa. Buona pure questa. Quest'altro che abbiamo. Un po' di monete. E queste sono le ricompense. Invece a capitolo 5 ci abbiamo i giocatori. Allora qua andiamo a sbloccare Acerbi 80 fuori classe. Poi c'è Perisic 81. Abbiamo Suso 81. Qua un regalo 250. E qua ci abbiamo Strootman. E qua come premio finale, dato che si affronta 1 milione di volte tipo la Juve, ci danno Buffon 90. È buonissimo, direi. Quindi, se vi è piaciuto questo nuovo e primo video dell'aggiornamento di FIFA Mobile, in cui vi ho fatto vedere un po' le nuove cose, spero che vi piaccia come cioè come viene, cioè come hanno fatto questo aggiornamento. Porterò molti video. L'unico problema è che per fare le partite, perché come avete visto vengono davanti le dita, quindi è un po' un problema. Soltanto che Filmora costa comunque un po', non so, 40 euro forse dovrebbe costare. Avete visto Filmora faccio le volte 40 euro per non far venire le scritte. Magari diventa anche un po' più bello, così non vengono le dita davanti e c'è la videocamera mi qua tipo. La metto che mi riprende e sarà qua in alto nel riquadro qua. Quindi, se vi è piaciuto questo nuovo video, iscrivetevi, lasciate un like. Ci vediamo, ciao a tutti. I think I'm perfect. Perfect.